In un tempo senza tempo, quando il mondo era ancora governato dal signore della paura e nessuno conosceva la musica e il sorriso, in un piccolo villaggio incastonato in un bosco di grandi castagni, un giovane boscaiolo commise un crimine terribile. Innamorò la luna con il canto di un piccolo flauto di legno che aveva fabbricato imitando il vento che attraversa i corvi degli antichi castagni. E la voce melodiosa del suo flauto insegnò a quella gente a ridere e a ballare, e con il sorriso, la musica e la danza anche la paura scomparve. Candore Violato nasce in agosto del 2018 qui a Carrara, sui monti di Carrara, precisamente in una cava, e tratta del femminile traumatizzato e della natura violata. La mia volontà di farlo proprio qui a Carrara, anche perché avevo una modella che doveva essere assolutamente coinvolta in questo progetto e che prende il nome di Chiara Radia. Ho scelto Chiara per alcuni motivi. Primo, perché è da tanti anni che la conosco e abbiamo già lavorato tante volte insieme. Poi ha un corpo bianchissimo e si sposava benissimo con il bianco del marmo o con il candore, e quasi mescolandosi con esso. L'altra cosa, Chiara è una performer di body painting e comunica col suo corpo, però il dolore non era mai riuscita a comunicarlo con il suo movimento del corpo, per cui ho chiesto a lei, anche in visione del fatto che aveva scritto un libro sulla sua esperienza, Il mio regno per un cavallo, unendo questi due aspetti della sua personalità, quindi il movimento del corpo e la parola successivamente. Quindi ho scelto lei come modella. Ti aspetterò anche questa notte, da quella notte, quando vennero a prenderti coperti di acciaio e trascinandoti via ti chiamarono strega e mi lasciarono solo con un grido soffocato in un corpo vestito di muschio, braccia possenti di legno di quercia che non potevano difenderti, che non sapevano salvarti. E allora ti aspetterò anche questa notte, come in notte, da 100 anni e 100 anni e ancora 100 anni fino all'eternità. Io ti amerò. Cif Carrara conosce Paola Luciani da molto tempo e sperava da tempo in una collaborazione per sensibilizzare al contrasto della violenza di genere. Ebbene, quest'anno finalmente siamo riusciti in questo progetto, Candore Violato, che il Cif Carrara sostiene con grande entusiasmo, perché il messaggio che Paola vuole dare con queste fotografie è un messaggio che rispecchia quello che il Cif vuole, un messaggio chiaro al contrasto della violenza di genere, al contrasto al non rispetto nei confronti delle persone, della natura e della nostra natura in particolare, che è simboleggiata dal marmo. L'arte può essere fondamentale per rappresentare la violenza di genere, perché dove non si riesce ad arrivare con le parole si arriva con l'immagine. Dagli occhi neri, scivolosa, misteriosa, insinuante, donna splendida e offuscante, mi rubirà dove la vendi, barattatrice di una gitana, orecchini rumorosi, uncini penzolanti, come ciliegia al sole, bocca fumante, il freddo nebbioso, entrerò di notte dalla finestra socchiusa, ti riconoscerò dal tuo odore unico e pungente, mani lunghe e affusolate che ruberei per avere sempre le tue carezze. E vicino silente al tuo giaciglio, al tuo soffice cuscino di vermiglio, e sei così bella che... Ogni luna piena urlo ancora la luna.
Ho cicatrici profonde, ma come Persefone sono arrivata al buio dell'Ade, dove ha segnato il melograno per poter comprendere la bellezza della luce. Questo ero e sono ancora io. Piacere, Chiara. Guerriera felice. Per anni mi sono sentita sperduta, addolorata, affranta. Di rabbia in questo mio cuore ne ho portata tanta. Sono stata usata, violata, privata della mia natura. Eppure, guardami oggi, sono qui, davanti a te, senza paura. Ho scritto il libro dopo 10 anni di silenzio. E il libro racconta la mia storia da adolescente, nel quale io ho ricevuto degli abusi. E quindi è stato un modo, tramite la scrittura e terapeutica, diciamo, di buttare fuori questo dolore. Il libro, oltre a questo, parla del rapporto d'amore con il mio cavallo, che è stato fondamentale per la mia esistenza, e quindi è un modo oggi di dare voce sia a lui che a anche alle donne che non hanno avuto coraggio di parlare e non hanno ancora modo di avere voce.